Grazie signor Ministro, grazie caro Dario. Il Ministro della Cultura italiana vi ha già dato il benvenuto caldo e affettuoso del governo italiano. Mi unisco a lui ringraziandolo per questo evento e salutandovi tutti, pregando di portare ai capi dei vostri governi, ai capi di Stato e di governo, il senso dell'amicizia e della vicinanza dell'Italia. Abbiamo voluto, con gli organizzatori dell'Expo, scegliere la cultura come il simbolo dell'evento milanese. L'Expo significa tanto per noi. L'Expo è la Carta di Milano, una serie di impegni sull'agroalimentare, sul cibo, sui nostri valori più profondi, sulla lotta alla povertà e alla fame. L'Expo è la vetrina delle cose più belle che l'Italia può esprimere. L'Expo è un momento di gioia, di condivisione. Tante famiglie dal 1° maggio stanno varcando i cancelli di questo luogo per poter toccare con mano e, perché no, assaggiare ciò che sarà non soltanto il passato ma il futuro dell'Italia e del mondo. E tuttavia oggi, che è un giorno simbolo per noi perché è la boa dell'Expo, siamo esattamente al giorno X di metà Expo. Siamo partiti il 1° maggio, finiremo il 31 ottobre, oggi dunque è la data della boa di questo lungo appuntamento che dura 6 mesi. Abbiamo scelto di invitare ciascuno di voi qui, perché se è vero che l'Expo deve renderci più ricchi, deve renderci più ricchi dentro. I valori non sono soltanto quelli dell'economia e del business. Il primo valore è quello della cultura e dell'identità. E voi con i vostri governi rappresentate grandi valori, valori permanenti, valori perenni. Vi abbiamo invitato qui per parlare, certo, ma anche per provare, sperimentare, assaggiare non soltanto ciò che è l'Expo, ma ciò che è la musica. Il ministro Franceschini vi stava preparando alla Scala stasera e a Rossini, o domani alla magia di Leonardo, al mistero di Leonardo, alla bellezza di Leonardo da Vinci, al Cenacolo. E perché no? Stamattina alla Fondazione Prada, in uno dei luoghi forse simbolo dell'arte contemporanea italiana. Ma l'abbiamo fatto soprattutto per dire che se siamo donne e uomini non possiamo restare insensibili di fronte a ciò che accade nel mondo oggi. Le immagini di Palmira sono le immagini simbolo. A Palmira, io ho messo questa foto su Facebook, sul mio profilo Facebook qualche giorno fa. A Palmira 5 anni fa, esattamente 5 anni fa, una compagnia di danza di 25 danzatrici, di 25 ballerine, si esibiva in un meraviglioso momento di show e di serata per il pubblico che assisteva tra le rovine a un luogo, a un evento di cultura. 5 anni dopo, un gruppo di ragazzi di 13-14 anni, più o meno simile nel numero alle ballerine di 5 anni fa, erano i killer, i boia, coloro i quali uccidevano con un colpo alla nuca alcuni poveri nostri fratelli e sorelle prigionieri. Ecco che qualcosa sta avvenendo. Nei luoghi della bellezza si registrano e si scrivono pagine di dolore. Noi non possiamo far finta di niente. Noi non vogliamo che l'Expo sia un momento di racconto soltanto di ciò che va bene in Italia. Vogliamo anche porci la domanda: cosa possiamo fare noi? La proposta che l'UNESCO, e ringrazio lei, signora direttrice, e insieme all'UNESCO alcuni paesi, a cominciare dall'Italia, hanno lanciato, dei caschi blu della cultura, è una grande proposta. Va nella direzione di chi dice: abbiamo voglia di restare persone dotate di intelligenza, di valori, di passione, non ci rassegniamo alla barbarie. E l'ultimo intervento della ministra della cultura tunisina è molto simbolico.
Quando il terrorismo vuole colpire qualcosa di bello e di grande, colpisce un museo a Tunisi, colpisce una scuola a Peshawar, colpisce una università a Garissa, colpisce la redazione di un giornale a Parigi, colpisce un luogo di culto in Belgio o in Danimarca. Perché è evidente che il terrorismo sa bene dove farci male, nel nostro modo di vivere, che è ispirato a valori di cultura, di innovazione, di passione, di bellezza. Siamo qui per dire che non ci stiamo, siamo qui per dire che tutti insieme possiamo reagire. Siamo qui per dire che la cultura è qualcosa di più semplicemente di una domanda di significato che investe il cuore dell'uomo. Certo, domani mattina di fronte a Leonardo da Vinci penso e spero che resterete come restiamo tutti noi ogni volta che vediamo la magia di Leonardo, senza parole. Leonardo è questo, è il mistero, è la grandezza dell'uomo, è la magia dell'uomo. Eppure la cultura non è soltanto un'oasi di felicità, non è soltanto un'oasi di domanda, non è soltanto uno spazio di interrogativo o di senso di significato che arriva dal cuore. La cultura è qualcosa di più, non è soltanto una parentesi delle nostre giornate. Qualcuno potrebbe dire, beh certo, la cultura è qualcosa di più, significa dire che la cultura è anche occasione di sviluppo economico. È vero anche questo. Noi in Italia abbiamo un piano per cui nei prossimi anni una parte significativa del nostro problema di disoccupazione giovanile dovrà essere affrontato attraverso l'investimento in cultura. A settembre assumeremo 100.000 nuovi insegnanti nelle nostre scuole, ma vogliamo che i nostri musei, che i nostri film, che i nostri luoghi del cuore e dell'anima, a partire dalle biblioteche, siano sempre di più ricchi di occasioni anche economiche e anche professionali. La cultura è anche un modo per vivere, è anche uno strumento economico, è anche un modo di creare occupazione, sì. Se c'è una cosa di cui sono particolarmente fiero nella mia esperienza di sindaco di Firenze è stato aver raddoppiato i metri quadri per le biblioteche. Mi dicevano i miei concittadini, ma a Firenze non c'è bisogno di investire in cultura, a Firenze avete tutto, avete i grandi musei, avete il David, avete i luoghi della bellezza. Non serve a niente la bellezza se non è tramandata, se non dai gli strumenti educativi ai giovani, alle nuove generazioni, per saper discernere e leggere nella bellezza e nel valore culturale qualcosa di grande per il proprio cuore e per il proprio futuro. Eppure non è soltanto questo la cultura, non è neanche un aspetto soltanto economico. Sì, è giusto parlare di parentesi di felicità nella giornata quando vedi un'opera d'arte, sì è giusto dire che con la cultura si può vivere e assumere persone e creare posti di lavoro, ma la cultura è innanzitutto la carta d'identità di un popolo. I nostri cittadini vedono i vostri ministri dell'interno chiedere sempre che siano funzionanti i servizi e che ciascuno abbia la carta d'identità, con tutti i dati precisi. Ma se dovessi mostrare la carta d'identità dell'Italia, cosa dovrei mostrare? La bellezza di Pompei, la straordinaria magia di Venezia, il fascino dei palazzi del Rinascimento, a cominciare da quelli che ricordavo della mia città, Firenze, la grandezza senza fine di Roma, ma anche lo stupore che tutte le volte mi provoca la bellezza del paesaggio, dalla Puglia alla Val d'Aosta, la straordinaria magnificenza che deriva dal mettere piede in Sicilia, nella Valle dei Templi, come nella quotidiana esperienza che puoi toccare con mano in uno qualsiasi dei luoghi del bello che il nostro paese esprime. E io sono convinto che ciascuno di voi sia geloso, almeno quanto lo siamo noi, della bellezza del proprio paese. E io sono convinto che ciascuno di voi potrebbe fare un elenco, numeroso quanto il nostro, anche se noi abbiamo un bel elenco, ma comunque un elenco numeroso di luoghi che a ciascuno di voi danno senso e danno e fanno battere il cuore forte. Bene, è questo quello che noi stiamo cercando di dire. La cultura è la nostra carta d'identità e non è un qualcosa che vale per il passato,
Noi non parliamo di cultura perché vogliamo bene al passato dell'Italia. Noi parliamo di cultura perché vogliamo bene al futuro dell'Italia. La cultura non è il racconto di ciò che è accaduto. La cultura è quello che salverà il nostro paese. Ma da soli non bastiamo. E abbiamo bisogno che la comunità internazionale si ricordi di essere dotata di un'anima e non si limiti a fare dei propri incontri internazionali soltanto delle passerelle burocratiche. Noi abbiamo bisogno che di fronte al dolore dell'uomo ci sia la capacità da parte di tutti i governi di considerare questo come il tema che segna l'esperienza più profonda e più forte che possiamo fare. Cosa sarebbe oggi per il mondo l'esistenza senza i valori più grandi che abbiamo? Vi invito, se avrete tempo, ad andare a vedere nel padiglione Italia, anche se devo riconoscere che molti padiglioni sono persino più belli del nostro e quindi vorrei fare i complimenti ai vostri governi, ma nel padiglione Italia c'è un'immagine molto bella, è l'immagine del mondo che provoca, viene staccato dal mappamondo l'immagine dell'Italia e si chiede in dei video a alcuni pensatori cosa sarebbe il mondo senza l'Italia. Provate a domandarlo per ciascuno di voi, per ciascuno dei vostri paesi, per ciascuno dei vostri luoghi dello spirito e dell'anima. Cosa sarebbe il mondo senza la bellezza di uno dei luoghi simbolo dei vostri paesi? Saremmo tutti infinitamente più poveri. Saremmo tutti infinitamente meno umani. Ecco perché, proprio nel giorno dell'Expo, nel giorno in cui l'Expo entra nella fase del girone di ritorno, nella seconda fase dell'attività, noi vi abbiamo detto e chiesto di essere qui con noi. Non per un discorso teorico, non per un discorso astratto, ma per un discorso che sia capace di cambiare il mondo davvero. Ecco perché sarà fondamentale che nelle prossime settimane il documento finale che vi è stato proposto possa vivere nell'esperienza quotidiana, certo nel restauro, ma anche dando a un giovane la possibilità di fare degli scambi universitari e culturali. Vorrei che sentiste le università italiane come dei luoghi aperti ai vostri giovani, ai vostri studenti, e siamo certi che possiamo fare altrettanto in una logica di condivisione. Vorremmo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi i nostri teatri potessero essere i luoghi più adatti per voi, per ciascuno di voi. Il teatro cos'è se non il luogo di un sogno che diventa realtà? Cos'è il teatro nell'esperienza greca se non il centro della polis, il centro della città? E cos'è il teatro se non il luogo nel quale una comunità ritrova se stessa? Il luogo della propria identità. E vorremmo anche che ciascuno di voi sentisse nei prossimi mesi la vicinanza forte del nostro paese per progetti di cooperazione internazionale, per progetti di cooperazione culturale, ma anche semplicemente per condividere dei valori e dei riferimenti. Vi ho detto che impressione ha fatto a molti di noi vedere le immagini del Museo Bardo a Tunisi o dell'Università di Garissa. Io mi sono ritrovato a parlare all'Università di Nairobi dando un omaggio agli studenti kenioti o gli altri esempi simbolici. Permettetemi di parlarvi in modo forse un po' poco diplomatico, ma con il cuore in mano, raccontando per 30 secondi ancora la mia esperienza personale da giovane diciottenne. Stavamo preparando quello che in Italia è l'esame di maturità, cioè l'ultimo esame della scuola superiore. E una mattina, andando a scuola, improvvisamente, anzi nella notte già era emersa, ma ci viene data la notizia che gli Uffizi, il cuore della nostra identità della città di Firenze, sono stati colpiti e sono morti due bambine in quell'attentato e altre tre persone, ma sono stati colpiti anche i luoghi simbolo, alcuni quadri, i luoghi simbolo della bellezza e della grandezza di Firenze. Quello è stato uno degli ultimi, era il 1993,
quello è stato uno degli ultimi episodi in cui la mafia ha colpito in Italia. E se è vero che possiamo essere contenti del fatto che lo Stato ha vinto e che la criminalità organizzata non è forte come prima e che non ci sono più eventi di questo genere oggi in Italia, altrettanto forte è ancora il ricordo in chi, diciottenne, insieme ai suoi compagni di scuola, si mise semplicemente camminando per la strada a esprimere il proprio dolore. Perché di fatto, quando colpiscono i luoghi della cultura, è come se strappassero un pezzo di te, è come se portassero via un pezzo di ciò che sei. Io vorrei che tutti insieme facessimo uno sforzo per difendere la nostra identità. Io vorrei che questa iniziativa, di cui torno a ringraziare, potesse essere l'occasione per cui l'Italia avverta sempre di più la consapevolezza di quanta grande è la sua responsabilità nel mondo. Noi spesso italiani ci piangiamo un po' addosso e non ci rendiamo neanche conto di quanto sia magico e evocativo il patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità. Ma per essere eredi bisogna essere degni, bisogna dimostrarsi degni di questa eredità. E allora vorrei che tutti insieme noi italiani dicessimo una parola chiara a tutte e a tutti voi. Siamo disponibili, interessati, desiderosi di fare della cultura la chiave della salvezza del nostro futuro. Un grande scrittore russo, Dostoevskij, nel romanzo L'idiota ha scritto parole straordinarie su questo. Si è domandato quale bellezza salverà il mondo. Signori ministri, signori rappresentanti dei governi, tornando a casa, tornando nelle vostre patrie, nelle vostre dolci patrie in cui la bellezza ha messo la residenza da tanto tempo, pensate, come penseremo noi, a cosa significhi la bellezza che salva il mondo. Ciascuno di noi ne è in quota parte responsabile. Se vogliamo essere davvero in grado di scrivere una pagina in cui potremmo dimostrarci eredi delle immagini che vediamo dietro di noi e davanti a noi, avremo la necessità di far diventare queste parole non solo vuoti annunci, ma impegni concreti. Potremo farlo con la leadership dell'UNESCO, potremo farlo nei rapporti bilaterali dei vari governi, ma lo dovremo fare innanzitutto non per una scelta istituzionale, ma perché questo è l'unico modo per continuare a chiamarci donne e uomini degni di questo tempo. Grazie e benvenuti in Italia.